E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Per quanto riguarda Nostale, oggi ci sono delle news abbastanza succulenti. Perché dico questo? Perché su Nostale HK, che è comunque quello ad Hong Kong, ci sono stati degli aggiornamenti molto molto importanti. È stato implementato Atto 7.2. Andiamo a vedere i cambiamenti quali sono stati. A parte appunto l'aver implementato Atto 7.2, che ancora comunque si sa poco, è stato inserito un cambiamento. Cambiamento che è stato suggerito dalla community tedesca. Se non avete comunque visto i due video dei suggerimenti da parte della community tedesca e francese, ve li metto qua su nel video. Il cambiamento qual è? È quello praticamente che i mob di Atto 5 daranno più exp. Quindi avrà anche più senso comunque expare in quelle mappe piuttosto che il LoD, che è veramente estenuante. Quindi le mie sono solo supposizioni, perché l'unica cosa certa che sappiamo è che questa patch è stata implementata oggi, però sappiamo ancora poco. Il nostro carissimo Hades di quartiere, che ci tiene sempre aggiornati su tutto, ha inserito questo post sul forum e ha inserito questa sfilza di effetti. Alcuni di essi è probabile che siano degli effetti assegnati al giocatore se accompagnato dai nuovi compagni e pet che saranno inseriti. E sono veramente tantissimi. Allora, c'è questo qui che sembra tipo una gelatina, però mi pare sia quel mob di Atto 7 gelatinoso che è carinissimo, quindi ok. Questo invece mi sembra sia un compagno, mi sa più di compagno. Questo vabbè invece è il classico orso gufo di Atto 7 e ci sta perché sono pucciosissimi. Questa invece dovrebbe essere la fatina di Atto 7, che mi piaceva tantissimo e addirittura aveva un malus che è il calo, quindi vediamo se anche il pet avrà questo effetto così forte, così bello tosto. E poi abbiamo, cosa abbiamo? Abbiamo i due boss in miniatura. Abbiamo il Kyrollas e il Karno. E sono veramente bellissimi. Più avanti hanno messo anche due video in cui li mostrano. Poi ci sarà questo nuovo Nosemate, che è Lander, ragazzi, il guerriero della morte, conosciuto come Lander, che si trova in LoD. Quindi, elemento acqua, è uguale praticamente, preciso. Tipo di attacco ravvicinato, perfetto. Raggio d'attacco 2 celle, la perla è carinissima. Effetti in attacco, crea con una probabilità del 5% mano del morto, come appunto il Lander in LoD. Effetti in difesa, 40% di probabilità che il danno provocato dagli attacchi diminuisca del seguente valore, del 70%, comunque effetto che hanno la maggior parte dei nostri Nosemate. Poi, informazione sull'effetto provocato in attacco, è un livello 3, avrà la durata di 5 secondi, è un effetto negativo, non permette di attaccare, impedisce di muoversi, aumenta l'attacco magico del 50%. Quindi è ottimo per i maghi. Addirittura se gruppato dovrebbe dare questo effetto. L'icona è carinissima. Se accompagnato dà questo effetto. Fino al livello 4 compreso, la probabilità di non venire mai colpito da un effetto negativo è pari al seguente valore, 5%. Spero che comunque si possa sommare ai vari oggetti che abbiamo nell'equip. Il danno contro i mostri della Terra dei Morti aumenta di un 5%. Questa cosa mi fa pensare? Che ripeto, potrebbe trovarsi nei vasi sigillati, quindi in un futuro potrebbero inserirlo come premio nei vasi sigillati. Inoltre sono state inserite anche delle icone per oggetti. Volevo comunque analizzarle insieme a voi. Perché? Perché innanzitutto mi viene subito all'occhio la pergamena, vedo una pergamena qui. Questa pergamena, secondo il mio parere, potrebbe essere un nuovo modello per tatuaggi. Quindi il mio consiglio è chi sta provando comunque a farsi uscire un tatuaggio specifico, perché comunque è forte, direi di aspettare
e vedere un po' questo modello per tatuaggi, sempre se fosse un modello per tatuaggi, che tatuaggi ci tirerà fuori. E questo è quanto. Poi vediamo un sigillo di un ride, quindi ci sarà sicuramente un nuovo ride. Poi item che ci sono anche in atto 5, in atto 6 e in atto 7, il classico ago, il classico filo, vabbè, sarà molto caldo, rovente, eccetera, eccetera, cose così. Poi c'è una moneta raffigurante una torre, un ticket raffigurante una torre, una chiave raffigurante una torre. Allora, la moneta secondo me saranno le classiche monete, ad esempio come ci sono in atto 5, che raccogli uccidendo mob e consegnerai ad un NPC che in cambio ti darà qualcosa, sicuramente qualcosa. Poi ticket, mi fa venire in mente i ticket di Alloard, i ticket di Akamur, i classici ticket che appunto completando delle missioni riceverai, missioni che sicuramente saranno giornaliere, riceverai questi ticket che poi andrai a scambiare comunque con altri NPC. E infine c'è la chiave raffigurante la torre. Mi fa pensare appunto alla chiave che ottieni dall'Ibrahim. Tu ottieni la chiave, vai ad aprire la cassa, dalla cassa trovi comunque le vaghezze, le cose misteriose, le vai a scambiare e potresti trovare l'equip. Quindi potrebbe essere che il nuovo equip si otterrà tramite queste chiavi. E allora mi fa puzzare anche il fatto che aumenteranno il livello eroe, perché non avrebbe senso aggiungere dei nuovi equip, visto che comunque l'equip 60 lo abbiamo. E poi questo scrigno raffigurante una torre. Qui però mi sa più di set, costume e cappello. Quindi che ci vorrà un set particolare per poter accedere a quest'area nuova della torre? Non lo so. E poi c'è comunque dei nuovi item, sicuramente serviranno per craftare robe, perché a me questi sembrano classici item che poi potrebbero appunto trovarsi nel nuovo raid. Poi volevo farvi vedere il Karno, comunque se andate sul forum troverete direttamente il post che ha pubblicato Hades e potete vederlo da voi. Comunque questo è il Karno ed è carinissimo, è proprio un mini Karno. E poi qui troviamo il Kirollas. Chissà che effetti avranno questi due nuovi pet. Poi abbiamo un'immagine che è questa, che molti sospettano sia la nuova SP Mago. E se è così, ragazzi, tanta roba, perché è bellissima. Poi comunque bisogna anche vederla in gioco, perché molte volte dall'aspetto sull'immagine poi in gioco cambia completamente. Poi invece volevo parlarvi delle nuove SP, le none SP. Che comunque ci sono degli spoiler anche su quelle. Ovviamente vi ricordo, sono spoiler, non è niente di assicurato, però ne parliamo comunque insieme. Allora, la nuova SP del mago, quindi la nona SP del mago, si chiamerà Voodoo Maledetto, elemento oscuro. Poi ci sarà la nona SP dell'arciere, che si chiamerà Maestro delle Bestie o Signore delle Bestie. Il suo elemento sarà acqua. Poi la non SP dello spadaccino si chiamerà Paladino Orientale e sarà di elemento luce. Io spero che non facciano un obbrobrio come il gladiatore, perché qua leggendo paladino, gladiatore, non vorrei che facessero una roba brutta come quella, perché veramente di estetica non mi piace per niente. Quindi speriamo facciano una cosa carina. Vedendo il mago, raga, cioè guardate che buona. Io dico, ma un SP dello spadaccino che ci valorizza un po' a noi donnine, me la fate o non me la fate? Ok. E poi infine la quinta SP dell'artista marziale, perché comunque sappiamo che l'artista marziale Porello ne ha 4, quando invece le altre classi ne hanno 8. E quindi uscirà la quinta SP dell'artista marziale, che si chiamerà Druido Infernale e sarà di elemento fuoco. Mi fa piacere che comunque atto 7.2 sia molto vicino, perché la voglia che avevo messo da parte, che avevo accantonata, potrebbe tornare. Ma infatti nell'ultimo video su No Sail io, ragazzi, l'avevo detto che sicuramente sarei tornata all'uscita delle nuove SP, all'uscita di atto 7.2, del nuovo bilanciamento delle classi. Ma perché? Perché appunto sono novità
che piacciono davvero tanto. Altra cosa che volevo dirvi è che tra poco uscirà un'intervista con un mago. Ultima cosa, ma non meno importante, volevo ringraziare di cuore Killer Angel per avermi fatto la grafica del canale, è bellissima, grazie davvero 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 di cuore. E volevo informarvi che comunque lui fa grafica su richiesta. Per ogni informazione contattatelo tramite email, ve la metto proprio qui sotto, mi raccomando. Se il video vi è piaciuto mettete tanti like, spolliciate spolliciate a più non posso, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi nessun nuovo video e live in uscita, seguitemi sui miei social di cui qui sotto in descrizione trovate tutti i link. Con questo è tutto, alla prossima, ciao ciao!